Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi andremo a scoprire come funziona, come è fatto un caricabatterie per pacchi batterie a litio. Questo nello specifico è un caricabatterie da 12 celle serie con 50,4 volt massimi, 2 ampere di corrente di uscita massimo. Questi sono i poli di ingresso della corrente alternata fusibile, uscita con ventolina per la dissipazione, LED 1, LED 2 che ci danno tutte le informazioni sullo stato della carica, fusibile di uscita, connettore in corrente continua. E allora andiamo a smontare e scopriremo insieme come è fatto un caricabatterie per pacchi batterie a litio. E allora uno ha quattro vidi per lato. La finitura, come vedi, è molto bello, eh? È fatto bene, è uno dei modelli più professionali che puoi trovare in commercio. Contenitore tutto in alluminio, non è come quelli in plastica. Ok, l'ultima vite è qui. Ok, sono 4. Allentiamo lo sportellino e vediamo se riusciamo ad arrivare dentro. E allora questo devo aprire anche questo. Allentiamo anche queste qui, sono altre 4. E poi si scoperchia, perché in poche parole la struttura di alluminio è formata da due pezzi incastrati uno sull'altro. Infatti io da questo lato, avendolo scoperto ora, smonto solo queste e lascio quelle sotto attaccate, tanto non mi serve altro. Ok. Perfetto, bello, 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 eccolo qui. Questo, ragazzi, è un tipico caricabatterie per pacchi batterie a litio di buona qualità. Attenzione, da cosa capisci che è di buona qualità? Già solo da come è stato assemblato, dalla componentistica, dal... Questi qui, come vedi, sono 1, 2, 3. Questi sono dei regolatori. Abbiamo qui nascosto qua sotto ci sono i MOSFET. Qui ce n'è un altro MOSFET. Quello che si occupa della ventola è questo qui. Il sensore di temperatura invece è... Questo è un filtro. Questi sono altri MOSFET chiusi dentro questa guaina di gomma per evitare eventuali cortocircuiti. Questo è un trasformatore, un toroidali, condensatori, cavetteria. Questa è tutta la cavetteria ad alta tensione, fusibili. Interni non ce ne sono, ponte diodi, eccolo qui, condensatori sono questi due grossi elettrolitici, poi ci sono ceramici, un resistore che è questo qui. Io stavo cercando il sensore di temperatura, che sicuramente sarà su questa scheda, perché questa scheda va connessa sia con questo cavo che con questo cavo e poi questo va qui. No, questo è il connettore della ventola, perciò di conseguenza io devo avere un sensore che può essere o SMD dentro la scheda saldato o volante, però onestamente non lo sto vedendo.
Ah, ok, sensor. Perciò il sensore di temperatura, ragazzi, è questo qui. Questa parte qui fa da sensore di temperatura e ci fa partire la ventolina. Come vedi, perciò la qualità è quella che è. Fusibile, connessione interna, e un altro piccolo trasformatorino. E tutta questo circuito si occupa a pilotare i LED per darci appunto colore verde o rosso in base allo stato di carica e al voltaggio della batteria. E qua abbiamo le connessioni tutte coperte con guaina termica, termoretraibile, e questo ci fa capire appunto la qualità del prodotto è molto molto alta. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto un like, mi raccomando, seguimi e ci vediamo al prossimo video. Scrivimi sotto se tu hai mai smontato un caricabatterie simile. E niente, ciao e al prossimo video.